Pronti? Senti. Buongiorno, siamo a Rialto, un negozio aperto circa 30 anni fa, un negozio, un laboratorio di maschere, e siamo proprio ai piedi del ponte Rialto a 30 metri. Io sono veneziano, di famiglia anche di gondolieri, praticamente cresciuto in gondola, però poi abbandonata la gondola per iniziare la mia attività di mascheraio e pittore. Le serie di mascheraio, cioè le maschere, diciamo, sono ridiventate popolari e famose a Venezia a partire dal 79-80, quando con l'aiuto della Biennale il carnevale ha avuto uno spunto notevole dopo anni e decenni, diciamo, di veramente oblio. Non bisogna dimenticare che la maschera è travestimento, perciò il teatro fa da padrone. La gente si maschera perché ha bisogno di avere dei momenti dove sono liberi, cioè da qualsiasi tipo di problematiche. Anch'io chiaramente, diciamo che il tempo qui nei negozi dove lavoriamo e lo spazio non mi ci permette di creare granché, però chiaramente mi vesto, esco con amici, facciamo magari delle piccole performance, cerchiamo di creare degli angoli, cercando di creare un po' di poesia in qualche angolino. Io amo molto giullare come personaggio, ho chiaramente un paio di maschere, sono molto affezionato, che dopo durante il carnevale o per anche quando magari eseguo di lavori di giro, diciamo in Francia o in America, ho dei giullari che dopo e sono appunto affezionato. Uno in particolare si chiama Marcello, in onore a Mastroianni, che sono, diciamo, che è la mia maschera. Avere una di quelle maschere, un costume di quel tipo lì, provarlo per un giorno sarebbe una cosa che dovrebbero tutti, cioè proprio si stacca dal mondo, si entra in un mondo particolare. Differenza del teatro, dove appunto c'è un coinvolgimento, lì si esula, si guarda il mondo dall'interno della maschera e sembra come un sogno. È una bellissima sensazione, è forse una parte del carnevale che tutti dovrebbero capire, però è anche il carnevale di Venezia, questa parte qui. Dovrebbero esserci tutte, forse manca a Venezia in questo momento molto teatro, quei volti grotteschi, quell'ironia, mentre c'è questa delicatezza di questi personaggi che fanno effetto, che sono belli da vedere. Qualcosa magari di strano che gli è successo? Sì, diciamo che il nostro lavoro è un lavoro che ti può dare anche delle soddisfazioni, di momenti simpatici. Diciamo che abbiamo avuto la possibilità di lavorare per film magari anche molto impegnativi, come quello di Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick. Magari lì è un discorso molto professionale, non c'è stato molto tempo per avere dei momenti. Quincy Jones, che non riuscivamo a trovarlo, lo cercavamo per una festa, si era perso a Murano vestito da frate ed è arrivato in ritardo a una festa.